E questo è Israele. Terra molto complessa, dalle mille contraddizioni. Vedremo le immagini di Gerusalemme, ma prima vedremo anche le immagini di Masada, una roccaforte e assolutamente storica, imperdibile per chi si reca in quei posti. Fu la base della rivolta giudaica contro i romani, mi sembra nel primo secolo avanti Cristo, quando i giudei rivendicarono la libertà delle loro terre contro la dominazione romana, appunto. Fu una lunga lotta, alla fine i romani la ebbero vinta e ci fu un grandissimo sterminio, un suicidio, mi sembra di ricordare addirittura. Masada, sono ancora presenti moltissimi resti, moltissimi residuati degli accampamenti, delle parti in causa. Si dice che ancora oggi reparti dell'esercito israeliano vengano condotti lì per fare un giuramento. Masada mai più cadrà, pare che si reciti. Masada, molto vicino alla Palestina, tra l'altro, al territorio dell'Autorità Nazionale Palestinese. Vi si arriva tramite, per chi voglia percorrerla a piedi, attraverso il sentiero del serpente. Si vedrà nelle foto. E seguiranno poi le foto di Gerusalemme, la sua parte israeliana e la sua parte araba. Si vedrà nettamente lo stacco tra l'uno e l'altro. Fino anche al muro del pianto. Alcune immagini un po' rubate, moltissime immagini anche di ortodossi ebrei con le loro caratteristiche acconciature. E la parte povera, la parte quella di Gerusalemme araba. Si passerà poi anche per Nazareth, la chiesa della Natività. Il sito in cui nacque Gesù, visto che siamo in periodo di natività. E poi immagini varie. Questo è Israele, terra, ripeto, difficile, molto controllata. L'esercito è presente in maniera evidente dappertutto. Ma vediamo le immagini. Thank you.
Thank you.